Siamo sempre da Sony, questa volta dopo aver visto il fratello minore tocca al fratello maggiore Xperia XZ. Su di lui si è detto qualcosa in più ovviamente durante la presentazione. Quello che vi so dire è che si punta forte sulla telecamera, che oltre ad avere i tre sensori di autofocus di cui avevamo parlato già in occasione dell'X-Compact, aggiunge una stabilizzazione a 5 assi, perché riesce ad avere delle immagini praticamente ferme, come se fosse quasi un gimbal, perché oltre al sopra sotto, avanti e indietro, aggiunge anche la stabilizzazione alla rotazione, quindi un sistema di stabilizzazione veramente avanzato. Anche qui però le specifiche non erano ben delineate durante la presentazione, quindi ve le vado a leggere. Un display da 5,2 pollici Full HD 1080p Triluminos, sempre la fotocamera da 23 megapixel, 4K la possibilità di registrazione al contrario del solo Full HD nel fratello minore, frontalmente sempre una 13 megapixel, la batteria è una 2900 mAh. Arriviamo invece alle performance col processore Qualcomm Snapdragon 820 64 bit, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna o 64 nelle varianti, come potete leggere, single SIM o dual SIM, espandibile la memoria fino a 256 GB, ovviamente presente Bluetooth 4.2 NFC e l'ingresso è USB Type-C. Ormai classico il tasto qui posto sul lato, che dovrebbe essere anche un sensore di impronte, e monta al suo interno Android 6.0.1, ora ho sbagliato a cliccare, Android version 6.0.1. Anche qui le sensazioni sono le stesse, perché la scocca ricorda molto da vicino, solo che sul retro non abbiamo più quella plastica lucida, ma questa che sembra parte metallica, anche abbastanza ben rifinita. Abbiamo i tasti fotocamera classici di Sony posti qui sul lato destro, doppia corsa per autofocus e scatto, ovviamente tramite la pressione si può andare direttamente alla fotocamera, e abbiamo anche visto la possibilità di messa a fuoco con inseguimento, che ora però non so per quale motivo in questo momento, ok, adesso funziona, come potete vedere rimane segnato e lo scatto è istantaneo. Anche per questo dispositivo purtroppo non abbiamo notizie riguardo al prezzo, ma sappiamo che dovrebbe arrivare attorno ad ottobre, appunto non sappiamo però il giorno o il prezzo di vendita, per questo vi rimandiamo ancora una volta al nostro sito techzilla.it. Per Tony Castano è tutto, un saluto a tutti.